televisione non produce immagini per antonomasia, ma questo è un grave errore di percezione. Per cui la sfida della solidarietà anche è stata quella di andare lì, in aree remote, villaggi, foreste, cieli, insomma, molto particolari, per creare una suggestione di rinascita. Questa è la prima cosa. E chiaramente attraverso dei personaggi che potessero raccontarci. Io ho questo pallino del punto di vista femminile, perché credo che la capacità narrativa di una donna sia superiore sempre, perché le donne hanno una capacità hanno un tessuto, hanno una propria voce che immediatamente tocca e ci raggiunge. Per cui quando siamo andati nello Sri Lanka ci siamo ritrovati dalle donne di Srebrenica, che erano donne vedove, insomma, che hanno perso la propria famiglia, che hanno perso i propri cari, ad altre donne che hanno subito chiaramente dei gravi lutti e che in qualche modo ci hanno portato a raccontare una nuova solitudine. La solitudine è un'altra sfida, no? Di questo viaggio, perché la solitudine stessa, come la rinascita, ha un'immagine molto difficile. Come si inquadra la solitudine, no? La solitudine essenzialmente è uno degli oggetti di questo film che sta nascendo, che si sviluppa, perché Verde Elementare, al di là della dichiarazione cromatica, vuole essere un richiamo alla bellezza delle cose. E la bellezza è fatta anche di solitudine, inevitabilmente. E quindi questo viaggio per noi ha rappresentato l'occasione di misurarci con delle attività, dei progetti di cui Oxfam si fa carico, che sono assolutamente straordinari, e da un altro punto di vista di raccontare varie storie, che sono poi chiaramente la nostra materia prima. Noi qui oggi facciamo un po' la parte di quelli che raccontano un panorama in cantiere, no? Per cui il panorama in cantiere che vedrete è quello di un territorio che, prima ancora di essere, come dire, raccontato attraverso uno sguardo, nasce attraverso dei suoni. La prima cosa che, questo succede anche in India, chi lo sa, chi c'è stato lo sa, sono dei paesi che in qualche modo raggiungono il tuo cuore per la capacità di essere perfettamente inquadrabili anche a occhi chiusi. E lo Sri Lanka ha una forza magnetica legata a tutto quello che noi abbiamo dimenticato, cioè proprio al suono del silenzio, al suono del mondo nascosto, che noi abbiamo provato a rivelare in questo film. Per cui Verde Elementare racconta le storie di donne, di vedove, così come di contadine, così come di pescatrici. È non una collezione, ma piuttosto una costellazione di ritratti difficili, perché queste donne ti danno la possibilità di essere guardate, ma allo stesso tempo hanno un velo molto profondo. E quindi per chi prova ad alzare questo velo ci sono molte insidie, nel senso che raccontano, ma allo stesso tempo nascondono per problemi legati chiaramente a una certa libertà di poter raccontare quello che è successo durante i tempi della guerra, e poi hanno quella tipica forza delle donne indiane che è quella della dolcezza, la magia dei gesti, soprattutto dall'inclinazione del capo ai canti, alle preghiere che raccontano, come dire, di una femminilità eccezionale, per quanto minore, tra virgolette.